Salve a tutti, oggi andiamo a vedere come lucidare a mano le plastiche, quelle senza verniciatura, diciamo direttamente lucide. Segui Flavio, tutto fare, è impossibile sbagliare. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non restare ad impazzire, vedi come imparare. Perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare. Tutto fare. Tutte le auto moderne e anche quelle un po' passate hanno delle parti in plastica lucida, però non sono verniciate, come per esempio le smart, lo spoiler posteriore, oppure le coperture dei montanti di quasi tutte le auto che sono in plastica lucida. E anche all'interno ci sono plastiche che escono dallo stampo già lucide, quindi non sono state verniciate. Anche i quad. Tanti mi avete chiesto come faccio a ripristinare perché si sono un po' opacizzati con il sole, oppure si sono un po' scoloriti, oppure si sono un po' rovinate. Ecco, oggi andiamo a vedere come farlo a mano, perché non tutti abbiamo la possibilità di avere a casa una lucidatrice rotorbitale o anche rotativa, che essa sia, e quindi ve lo faccio vedere a mano. Andrò a utilizzare un kit già pronto, manuale di Veneto Autoestream, che già vi avevo presentato, quindi il mini kit da lucidatura, che è comunque una cosa carina da tenere in casa o in macchina per lucidare semplicemente alcune parti. Vi faccio vedere soltanto con una passata a mano, faccio ritornare, diciamo, brillanti le plastiche. Andiamo a lavorare. Eccolo il nostro kit di lucidatura. Arriva con la pasta, il tampone applicatore e un panno in microfibra per asciugare comunque dopo aver applicato la pasta. Comunque potete fare anche con il tampone stesso, vedete, da due lati, uno col pelo più corto e uno col pelo più lungo. Io generalmente utilizzo quello col pelo più corto per passare e questo per asciugare, però voglio dire, indifferente, potete anche asciugare con questo qua. Andiamo alla. Ecco le condizioni di partenza, vedete com'è opaco, tutto rovinato. Questa è la plastica della Smart, ve la faccio vedere anche da vicino, molto segnata, tutta rovinata anche qua sopra. Guardate com'è rispetto al policarbonato, com'è tutta più opaca, e non è che sia sporco questo, non si leva con l'acqua o col sapone, bisogna lucidare. Vi faccio vedere come. Allora, per prima cosa gli diamo una pulita. Io utilizzo il Vibrill, ma è uguale, insomma, basta una bella pulita anche con acqua e sapone per facilitarci il lavoro e togliere un po' di sporcizia. Ok, ed è rimasta sempre macchiata e opaca, non è lucida. Poi prendo il mio mini kit, vedete, ne metto un po' sulla pezzetta e comincio a strofinare. Guardate, ne faccio mezzo per farvi vedere la differenza. E poi faccio quello più alto, che è quello più rovinato, però qui faccio vedere. Asciugo con l'altra parte, faccio vedere la differenza. Guardate, questo è quello che ho fatto, tutto bello lucido senza macchie, e questo invece è quello ancora da fare, che non ho toccato minimamente. Questa è la linea di demarcazione, vedete? A mano, 30 secondi e ritornano nuove. Le faccio. Ovviamente non c'è nessun problema se finisco un po' sulla carrozzeria, se finisco sul vetro, insomma, è una pasta, lucida tutto. Non graffia, non riga e non rovina. Non abbiate paura perché danni non se ne fanno. Male che vanno riuscite a lucidare, ma a rovinare non si rovina nulla. Ok, asciugo con l'altro lato e passo al petto. Faccio sempre mezzo per farvi vedere. Fate una discreta pressione perché serve un po' d'attrito all'inizio, poi mano a mano per rifinire. Premete sempre meno e fate movimenti circolari e viene perfetto. Ecco, guardate la brillantezza anche rispetto a prima, guardate. Qua tutto opaco, non c'è riflesso, faccio vedere con il riflesso del barattolino, vedete? Tutto opaco senza riflesso. Qua invece tutto bello con riflesso della pasta.
senza più graffi, senza più segni, fatta a mano ovviamente, al volo, però insomma il risultato è spettacolare. Ovviamente è sempre una pasta abrasiva, quindi va bene anche per i piccoli graffi, queste cose qua. Certo, dove manca la vernice sicuramente non fa da ricostituente, però rispetto a prima, adesso un ritocchino e risolviamo il problema. Amalgamata ai fumi, togliamo lo spolvero praticamente della bomboletta, sempre con la stessa pasta, è perfetta. Ok, alla fine ho fatto anche un ritocco a bomboletta, cioè, però per farvi capire che in pochi minuti, con tanta buona volontà e poche cose, si riesce a fare un buon lavoro, specialmente sulle plastiche, quelle lucide. Queste sono tutte plastiche che non sono verniciate, quindi automaticamente con la pasta abrasiva noi le riportiamo a una, diciamo, una discreta lucentezza. Certo, a mano non è la stessa cosa di farlo con la lucidatrice. Si possono fare tantissimi altri procedimenti per fare ancora un lavoro, diciamo, di qualità migliore. Però questo video è proprio incentrato sul fatto che con pochi mezzi, anzi senza mezzi, praticamente soltanto con l'ausilio di un po' di olio di gomito e una pasta per lucidare, si riesce a fare un buon lavoro. Ovviamente non tutte le paste sono uguali, io l'ho fatto con questa di Veneto Autoestream, che conoscete tutti quanti, che sarebbe poi la stessa del barattolo grande, però in confezione più piccola da 100 ml, che è sufficiente per fare tantissime cose. Ovviamente non vi dico di fare con questo mini kit tutta l'auto, perché ci mettereste una settimana, però tecnicamente la pasta è la stessa. Chi ha bisogno di levare un graffietto, di lucidare, per dire, ecco, soltanto le plastiche esterne o interne, lucidare le plastiche di una moto, può con questo kit spendere pochissimo e ottenere un buon risultato senza dover comprare magari confezioni gigantesche che poi magari non intende usare o non vuole usare. Comunque è garantito che danni non se ne fanno, perché è soltanto un tampone in microfibra e una pasta abrasiva. Più spingete all'inizio, più la pasta mangia. Poi rallentate i movimenti e fate in senso circolare, in modo da ridurre al massimo i segni, asciugate con l'altra parte e state a posto. E ridonate brillantezza a tutte le plastiche, e diciamo che anche l'occhio vuole la sua parte. Potete utilizzarlo anche a casa, per esempio, non lo so, un frullatore che sia un po' ingiallito, che sia un po' opacizzato, con la pasta abrasiva e la spugnetta in dotazione sicuramente ritorna bello brillante. Tutti i prodotti che ho utilizzato, che poi è soltanto uno, il mini kit di lucidatura, lo trovate sul sito di Veneto Autoestream, vi lascio in descrizione il link. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Segui Flavio, tutto fare, è possibile sbagliare, un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non è stare ad impazzire, vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare.